Respira ancora. Tutto questo solo perché non hai voluto dire la verità. Bridget, non dovrei mai sapere cosa ti è successo. Mi ha distrutto casa, adesso per colpa tua ne è esploso un'altra. Possiamo più andare avanti. Che cosa? Vegeta, intendi dire? Nulla, tranquillo, Cree. Ehi, non sono stati dei vandali a bruciarti casa. Siamo stati noi. Goku, è vero? Beh, più o meno all'inizio volevamo solo farti uno scherzetto. Grandissimo figlio di una... Perché non me l'hai detto fin dall'inizio? Avevo paura che ti saresti arrabbiato. Sei un mio caro amico. No, Goku, sono stanco. Ti ho sempre perdonato quando sbagliavi. Ma stavolta l'hai fatta troppo grossa. Ormai è chiuso. Addio. Ehi tu, dove credi di andare? Casa, sono stanco. Oh, John, l'hai sentito? È stanco. Seguici immediatamente. Non lasceremo un piromane a piede libero. Aspettate, posso spiegare? Vegeta, di qualcosa? Mi dispiace, Krillin, ma l'idea di bruciare la casa è stata tua. La mettete così? Qui fate schifo. Sperate di non rivedermi mai più. È pregato di fare silenzio. Adesso salga in auto. Spero tu sia felice di quello che hai fatto. Vegeta, aiuto. Arbolla, che ci fammi qui? Brutto pezzo di merda. L'hai portato a casa di mio fratello? Minchia, ma questa era la casa di Tarbol. Pensavo si vivesse il Vukumbari dentro. Sai una cosa, voi... È tutta colpa mia! Se la metti così allora ti perdono! È colpa mia per aver creduto che fossi diventato una persona diversa! Sei sempre il solito egoista! Vegeta, aspetta, ragiona un attimo! Ogni azione ha delle conseguenze, Goku! Fino ad adesso non l'hai mai tenuto in considerazione! Ora va via, non voglio più vederti! Questa è la storia di come l'ho perso ogni amico che avevo! O almeno, dal nemico tramite! Senti, Goku, capisco benissimo che tu stia male e non voglio sminuire il dolore che provi, ma entrare in casa mia mentre dormo e iniziare a parlare non è un buon modo per sfogarsi. Adesso puoi cortesemente uscire prima che chiami la polizia? Oh, perfetto. Mi abbandoni anche tu. Ciao, Onio. Oh, ciao, Goku, passa una buona serata! E finisce così la storia di Goku e la sua mitica gang. Mi hai detto che in così poco tempo avrei perso tutti i miei amici. Aspetta, non tutto è perduto. È ancora qualcuno che non mi odia a morte.